60. Y es y la Sagrada Escritura era una escritura particularmente, no difícil, más particularmente extraña de leer, porque un poema de Roca, por ejemplo, uno de sus grandes poemas que se llama Canto del Macho Anciano, es una grande reflexión de liani que pasan arriba, el cambiamiento de la vida, ya no siamo gli stessi que éramos a los 20, 30, 40, 50, 60 años, abbiamo la limitación de la edad, etc. Ecco, è la nostra epoca. E questo poema ha 220 pagine, è un solo poema di 220 pagine. E per leggere Di Roca abbiamo bisogno di avere la stessa capacità pulmonare, perché il suo uso, per esempio, della puntuazione ortografica aveva una sorta di grammatica speciale. Leggere un verso completo di Roca ogni volta ti lascia un po' stanco. E io l'ho conosciuto e per me è stato veramente un maestro. Io ero un ragazzo profondamente influenzato da Pablo Neruda, dalla poesia amorosa di Pablo Neruda. E quando aveva 16 anni ho avuto la osadia di scrivere, e non solo scrivere, anche pubblicare un libro di poemi. De un titolo, mi avergogno adesso anche del titolo, si chiamava Crepuscolario della Tristezza. De che può essere triste uno di 16 anni, Dio? Ma erano poemi profondamente tristi, io pensavo, no, un poeta deve soffrire, essere triste. Ma tutta la poesia di Neruda nel senso amoroso, no? E l'amore è per sfruttarlo verso la sofferenza, così, contraddittorio, ma era così. E, bueno, e un giorno è andato a una fiera dell'arte popolare che si faceva in Santiago de Chile, in un bellissimo parco che si chiama il Parque Forestal, e così con una piccola tavola di camping ho portato i miei libri, Il Crepuscolario della Tristezza, con il uniforme di poeta, perché in questo tempo per essere un poeta avevamo bisogno sempre di andare con il poncho e la boina basca, non era di poeta, e così uniformato di poeta giovane, ho cominciato a vendere il mio libro, Crepuscolario della Tristezza. E era una soddisfazione dire, guarda, sono poeta, è il mio libro. E così che una sera si avvicina un uomo enorme, io sapevo che era Di Roca, e si avvicina alla mia tavolina, guarda, prende un libro, comienza a guardare e mi chiede, sono l'autore? Dico sì, sì, maestro, sì, sì. E mi dice, quanto costa il libro? Io naturalmente le dico, no, maestro, sì, 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 lo dono. Mi dice, errore. Primo errore, maestro. Se tu credi che il tuo lavoro vale, è valioso, dimmi quanto costa il libro. Io gli ho detto, in questo tempo, bueno, era la moneta nazionale che si chiamava escudo, 5 scudi, maestro, ha pagato, andato in via, si è allontanato a 5 metri, si è girato e mi ha detto, tornerò e parleremo. Io, sì, sì, maestro. E infatti, 2 o 3 giorni dopo è tornato. Questo enorme, sì. E io non posso dimenticare che mi ha detto, ho letto il suo libro, compagno, e le è piaciuto. Mi ha detto, è orribile, ma lei ha talento. Lo invito alla mia casa per parlare di poesia, apprendere di poesia. E così ho cominciato a mi trasformato in un visitante quotidiano della casa di Pablo Di Roca,
una casa de la, una estrada que se llama Valladolid, en un cuartier que se llama la Reina, vecino de la montaña, de la cordillera de los Andes, en Santiago. Y esto ha comenzado a, de una manera amorosa y generosa, a darme lecciones de literatura y lecciones de poesía, aunque de vida. Y siempre haciendo cosas como, no sé, preparando el celery para macerar este celery dopo en una grapa y transformarlo en un licor aromático, o noce, con la stessa idea de hacer licor de noce. Encima, adesso vamos a leer insieme y hablar de Dante. Y me ha hecho una lectura de la Comedia con demanda siempre interesantísima. Recuerdo siempre, cada inferno de Dante ha estado para mí veramente un inferno, aunque por demostrarle de Roca que había capito la esencia del poema, la esencia del poeta, ¿no? Yo no, adesso parlaremos del todo el mundo por De Roca era cavaliere, ¿sí? Parlaremos del cavaliere Goethe, Fausto, con 16 años, era Fausto, tío. Adesso, compañero, andamos el cavaliere Góngora, ¿sí? La lectura de Góngora, Cervantes, etc. Una gran parte de la poesía universal ha pasado por esta tabla de De Roca, haciendo esto, ¿no? Preparando el celery o la noce o altri frutti para hacer estos licores aromáticos que él amaba. E siempre lo recuerdo que estaba en el suo letto con molta ropa, un capello. Nella casa c'era una signora che aiutava, che si chiamava Sandra, e quando io arrivava la prima domanda di De Roca era: ha prenduto la prima colazione, compagno? E lui diceva: sì, sì, don Paolo, sì, sì. E gridava: Sandra, fa per il compagno Sepulveda 6 uova fritti, pancetta, che è tutto, perché De Roca mangiava così. E io doveva di sedermi a prendere la seconda colazione del giorno, terribile. Ha fame, compagno? No, 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 lo so, no. Sandra, prepara una buona bistecca per il compagno Sepulveda, che deve diventare un uomo. Grazie. Così l'ho accompagnato per parte del sud del Cile, perché andava sempre vendendo la sua opera, i suoi libri, che si autoeditava. Aveva una casa editrice che si chiamava Multitudine. E bueno, si è sviluppato, non so, non un'amicizia, perché io avevo un grande rispetto, ma veramente un rapporto di un profondo amore fra questo uomo enorme e io, che ero un ragazzo che lo guardava sempre con un'ammirazione enorme. E ricordo, come uno dei ricordi peggiori della mia vita è stato quando io stavo nella mia casa e subitamente mi è arrivato non è un sentimento, una sensazione, qualcosa non va bene, qualcosa non va bene. E le ho detto alla mia mamma: mamma, sai che oggi non vado al liceo, qualcosa le è successo al mio maestro Di Roca. Sono andato alla casa della calle Valladolid, nel quartiere della Reina. Tutto era in silenzio, e chiamato a Sandra, l'impiegata, non c'era. E sono entrato nella casa e ho scoperto il corpo di mio maestro, di mio enorme maestro, che si aveva sparato nella testa, era morto sopra la sua scrivania. E bene, ha cominciato a avvisare, no?
policía, la familia, Pernera, ha stato veramente uno dei momenti peggiori della mia vita, perché questo gigante, vederlo così, ma allo stesso tempo nel suo ultimo gesto di rinunciare volontariamente alla vita perché aveva un cancro che lo faceva soffrire tantissimo, è rispettato il suo ultimo gesto di decidere da solo che fare con la vita, no? Gli diceva sempre: io sono Pablo de Roca, figlio di Dio, nipote del diavolo, e un giorno diventare sacerdote.